detto di che cos'è questo abuso software libero e perché è il caso di usarlo, perché conviene, in base a vari motivi, e un po' di storia. Allora, software libero, innanzitutto software, mi aspetto che qui sapete tutti che cos'è il software, però voglio farvi soffermare su alcuni dettagli. Innanzitutto è un'opera degli ingegneri il software, è come se fosse una composizione anche artistica in alcuni casi, perché può pensare a questo tipo d'arte, ma fondamentalmente è un'opera degli ingegneri, è un prodotto della creatività. E infatti, per quanto riguarda la legislazione italiana, ricade sotto la tutela del diritto d'autore. Quindi le leggi che riguardano il software sono il tipo di leggi che si applica ad una composizione scritta, ad un'opera d'arte, quindi ad un'opera dell'ingegno. Perché ci interessa tanto? Perché è tanto importante il software libero e il software in generale? Perché il software si trova ormai dappertutto, è una delle componenti di tutti quanti i dispositivi sufficientemente complicati che utilizziamo adesso. C'è una parte cosiddetta hardware, che è quella fisica, di solito elettronica e meccanica anche, e poi c'è questa parte software che ha il vantaggio di essere facilmente modificabile, quindi è economico produrla, si possono fare delle cose molto complicate. Quindi è una parte molto importante degli strumenti che utilizziamo continuamente. E sempre di più negli ultimi decenni, questi strumenti che utilizziamo sono diventati indispensabili al nostro stile di vita. Se volessimo all'improvviso togliere il software dal mondo, non funzionerebbe quasi più niente. A partire da tutte quante le cose di infrastrutture critiche che esistono, però la rete di distribuzione dell'energia elettrica, c'è tantissimo software che la governa, non può funzionare senza, perché è un sistema complesso che ha bisogno di intelligenza per funzionare. In generale tutte le cose che hanno bisogno di un minimo di intelligenza, che sono abbastanza complesse, hanno del software dentro. Quindi non stiamo parlando di cose in generale, stiamo parlando di strumenti che ci servono e che sono fondamentali per la nostra vita quotidiana, per la nostra civiltà come adesso. Perciò è importante questo discorso sul software libero, e non è una cosa soltanto da appassionati, è una cosa che riguarda tutti. L'altra parte del software libero, libertà. Libertà è una parola che va molto di moda, presso i politici sicuramente, ma chi dice i nomi dei partiti evidentemente sa che quella parola e quell'idea attirano molto. È una cosa effettivamente che sentiamo, che è importante per noi. Il simbolo che probabilmente molti di voi non conosceranno è quello alto in alto, il simbolo del partito pirata svedese. È un partito molto particolare, ha un obiettivo molto specifico, che è quello là di promuovere la diffusione della libera, della cultura e in particolare dei prodotti dell'ingegno. E quindi si oppone a tutte quante le legislazioni che sono troppo dure nella tutela del diritto d'autore, che di solito viene chiamato diritto d'autore perché dovrebbe tutelare gli autori delle opere dell'ingegno, in realtà serve per tutelare gli interessi economici di chi diffonde queste opere dell'ingegno. Il discorso è molto lungo, l'ho tagliato un po' con l'accetta. Il fatto che un tema molto controverso, e se, come strumento quello della tutela del diritto d'autore sembra essere andato un po' oltre le sue motivazioni iniziali, quindi nella sostanza adesso sta facendo più male che bene, cioè invece di promuovere la diffusione della cultura, qual era la sua intenzione fondante, adesso è diventato un ostacolo alla diffusione della cultura. E vabbè, insomma, detto un pochettino più della terra, si oppongono alle leggi che vietano la distribuzione di software, prodotti multimediali in generale, tramite dei peer-to-peer, quindi tutte quante le legislazioni repressive che di tanto in tanto si prova a far passare in Europa, negli Stati Uniti, contro questo tipo di pratiche.
E tra l'altro nell'ultima elezione il Parlamento europeo, questo è un partito svedese, è riuscito ad ottenere il numero di voti necessari per un seggio, quindi insomma inizia a diventare seggio. Comunque, la questione della libertà, quindi, è molto più ampia che semplicemente il software. Software libero è un problema di libertà, è un problema che riguarda tutti, perché tutti che lo sappiamo o no usiamo il software. E allora, tornando alle libertà importanti, il software libero è una particolare categoria di software che si distingue per come utilizza il diritto d'autore. Il diritto d'autore consente all'autore di un'opera di stabilire gli altri come devono usufruire. Perché abbiamo detto che un'opera dell'ingegno ha dei diritti naturali l'autore riguardo quest'opera. E quindi può decidere quando la dà agli altri, queste altre persone come devono utilizzarlo. Solitamente siamo abituati a delle licenze d'uso che si accettano implicitamente utilizzando un software proprietario che dicono che è vietato copiarlo innanzitutto. Poi questo può essere meno interessante per chi non è addentro all'informatica, ma è vietato studiarlo. È vietato modificarlo ed è vietato eseguire le copie modificate, quindi migliorate di questo software. Quindi fondamentalmente quella che deve diventare la pirateria del software, il fatto di copiare un software, viene vietato perché è soggetto al diritto d'autore, l'autore che aveva i diritti ha stabilito che l'uso che deve essere fatto non si può copiare, bisogna prenderlo soltanto da me pagando e io rilascio una licenza d'uso, cioè un permesso di uso specifico per chi ha acquistato la licenza. Questa qua è come è stato usato il diritto d'autore, la legge del diritto d'autore, da chi aveva i diritti sul software, decidendo come doveva essere usato. Allora, ci sono due categorie di software. Quella per cui l'autore ha deciso che bisognava comportarsi in questo modo, noi lo chiamiamo software proprietario. E poi c'è il software libero, che è quella per cui l'autore ha deciso che i criteri, le regole con cui bisognava usare questo software sono il rispetto di queste libertà fondamentali. E le leggo, sono la libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo. Ci sono alcune licenze proprietarie che vietano l'uso del programma, per esempio, per uso commerciale, cioè il Freeware, l'avete sentito, comunque, o Shareware, si usava tanto. L'autore dice, ok, in realtà lo puoi copiare questo software, ho il permesso di copiare il software, però a patto che non lo usi per motivi commerciali, cioè non ci lavori con questo software, quindi lo puoi ricevere, lo puoi distribuire, non lo puoi modificare, non lo puoi studiare e non puoi distribuire come modificare, ma puoi usarlo, puoi copiarlo, a patto che non ci fai soldi. Questa è una limitazione. Ci sono altre limitazioni più complicate, per esempio sono dei software che non possono essere utilizzati contro alcuni paesi, fuori dagli Stati Uniti. C'era un embargo cosiddetto sul software crittografico, cioè quella che permettono una comunicazione sicura, riservata, senza che nessuno potesse leggere il contenuto del software. Il tipo di software per tanti anni è stato vietato l'esportazione al di fuori degli Stati Uniti, per esempio. E chiunque crea un software può stabilire a piacere solo delle regole e ne è in pieno diritto di farlo. E questo vincola come gli altri possono poi usufruire di questo software. Allora, come ho detto, la prima libertà più importante è quella di poterlo semplicemente usare dove, quando, come voglio, per fare quello che voglio io, senza che nessuno possa ridurre. O devo avere questa libertà fondamentale. Dopodiché, un'altra libertà importante è la libertà di studiare come funziona il software. Perché è importante? Abbiamo detto che il software è parte integrante, la parte più intelligente, tantissime cose. Allora, fondamentalmente, se io non ho il diritto di sapere come funziona il software. Io non so in realtà come funziona il dispositivo, cioè, su cui gira il software. Quindi io non so quello strumento che sto usando in realtà cosa fa. Se è uno strumento elettronico, ogni volta posso smontare
ricordare cosa fa quando io sto telefonando, o quando non sto telefonando, o quando dice di essere spento. Non lo so, è la cosa brutta, non lo posso sapere per legge, perché chi ha creato quel software ha messo nelle regole di distribuzione che io non devo studiarlo, non devo sapere cosa fa. Sembra assurdo in questo modo, ma è così. È quello che succede normalmente con il software proprietario che abbiamo sui nostri computer, che utilizziamo per lavorare nei nostri documenti, per fare le cose che facciamo per comunicare con i nostri cari, con i nostri colleghi, e clienti e così via. Non mi sembra assurdo il fatto che per legge viene vietato di sapere come funziona. Un'altra libertà fondamentale è la libertà di ridistribuire le memorie. Questa qua ha molto a che vedere con la diffusione della cultura da un lato, ma anche lo spirito di mutuo aiuto tra le persone. Io ho un amico, questo amico ha delle esigenze simili alle mie, io uso un software per risolvere questi problemi, per fare queste azioni, e mi sembra che sia nella natura umana il fatto che, ok, io ho questo software, non si tratta di un oggetto materiale che se lo do a te almeno rimane. La cosa bella del software, delle idee in generale, se io la do a te comunque conservo la mia, quindi ho soltanto aumentato, ho fatto solo qualcosa di positivo, non ci sono effetti negativi in questa condivisione che è naturale. E invece il software proprietario mette come vincolo il fatto che non possiamo ridistribuire le copie. Quando riceviamo un software, pagando anche una licenza o in qualsiasi modo, quel software non lo possiamo dare ad altri. E non c'è un motivo fisico per fare questo. È soltanto una convenzione che ha voluto stabilire chi ha i diritti su quel software. E una volta non era così. Ve lo accennerò durante quando parlerò della storia del software libero. Non era così. Quando si iniziò a creare il software veniva condiviso, normalmente era normale condividerlo, e soprattutto erano dei periodi più realistici, quindi chi utilizzava il software era risolto anche molto esperto, quindi ci metteva le mani, studiava come funzionava. E non solo, c'era la possibilità di migliorarlo, di modificarlo, questa è l'ultima libertà importante, la possibilità di modificare questo software. Posso modificarlo per migliorarlo, se ha degli errori, dei bug per esempio, quindi se si comporta male in alcuni casi, voglio modificarlo per farlo funzionare bene, oppure ho delle esigenze leggermente differenti da quella che aveva in mente l'autore del software quando l'ha fatto, ma voglio adattare le mie specifiche esigenze di adesso, quindi lo prendo, lo modifico. E vedete, questa qua è una cosa importantissima. E proprio come concetto generale, vi ho accennato prima l'importanza del software nella nostra civiltà attuale. C'è una categoria di infrastrutture, si chiamano infrastrutture critiche, sono quelle lì che sono fondamentali per la nostra vita sociale in generale, comunque anche semplicemente per lavorare tutti i giorni. Ad esempio, avevo fatto quello chimico della rete di distribuzione dell'energia. C'è un insieme di software complessi che devono gestire queste cose, sono tanti sistemi interconnessi, ciascuno governato dal suo software, che devono parlare tra di loro, e devono interagire, che devono essere sicuri perché devono assicurare il funzionamento del tempo, devono essere tolleranti ai guasti, devono essere resistenti agli attacchi che possono essere espliciti o più o meno involontari, e così via. E viene utilizzato software libero per far funzionare questi insiemi di sistemi. Perché il fatto che è possibile studiare come funziona, è possibile migliorarlo, è possibile diffondere questi miglioramenti, ha portato dei vantaggi tecnici importanti per il software libero, che quindi qualitativamente è buono e ha dei vantaggi che il software proprietario non può avere. Perché negando queste libertà, nega le funzionalità di base, il fatto di poter migliorare chiunque ha a disposizione il software libero, può studiarlo e può migliorarlo. Questo non è questo il software proprietario, devo chiedere a chi l'ha creato di
software libero è caratterizzato da una licenza d'uso che garantisce queste quattro proprietà fondamentali. Il fatto è che si può usare quel software per qualsiasi motivo si vuole. Io l'ho fatto in un campo, scopro che funziona abbastanza bene con adeguate modifiche in un'altra situazione che nessuno si è immaginato, io lo prendo, lo faccio, modifiche che lo faccio e lo uso nella nuova situazione. Ma poterlo anche soltanto eseguire, anche senza soltanto modificarlo, io dovrei questa libertà. La libertà di studiare come funziona e la possibilità di modificarlo e di distribuirlo nella forma originale, nella forma che modifica quello. La possibilità non è un obiettivo. Per fare tutte queste cose c'è bisogno dell'accesso al codice sorgente, cioè la forma con cui viene descritto un software comprensibile e modificabile dagli esseri umani. Perché poi il software ha varie forme, una di queste è quella che vi sto dicendo, il codice sorgente, che alla faccia di un programma per calcolatore, se visto le discussioni in simili in inglese, con parentesi, altri esempi di funzioni che rispettano delle regole ben precise, quello lì è una delle forme del software, è la forma del codice sorgente. Ed è quella che è necessario per capire come funziona e per poterlo modificare. Perché poi l'altra forma, come ho detto, la forma binaria o eseguibile, una delle applicazioni che solitamente siamo abituati a vedere come software proprietario, cioè direttamente quella da utilizzabile dal computer, che non è direttamente comprensibile e direttamente modificabile dagli esseri umani. Si può, con un lavoro oneroso, non è detto che ci si riesca, riuscire, partendo dalla forma binaria eseguibile, a capire che cosa fa e più o meno come lo fa, con grande difficoltà e costi di tempo modificato, ma non è quello il modo giusto o comodo di modificarlo. E praticamente dal punto di vista pratico ed economico non si può fare una cosa del genere. Quindi c'è bisogno del codice sorgente, perciò avete sentito parlare del codice libero, del libro, codice sorgente aperto. Il codice sorgente aperto su open source riguarda proprio questa questione, il fatto che deve essere disponibile la ricetta e la forma originaria perché sia modificato per software, in modo che io possa vedere come funziona, cosa fa e posso modificarlo. E il fatto di poterlo distribuire pubblicamente poi chiaramente per gli altri ne ha entrato in beneficio, anche questo dipende dalla possibilità di avere questo. Tra l'altro, una cosa che non ho detto, che molti di voi sapranno, il codice sorgente, ok, lo possiamo considerare anche un file definito, è una forma di descrizione. Quando viene trasformato in codice eseguibile, deve essere adattato alla macchina su cui deve funzionare. Questo qua comporta che se io voglio usare il mio programma dovunque, quindi anche su macchine che non erano state previste, quindi macchine più nuove o macchine molto più vecchie, per cui non era stato pensato all'inizio, oppure non so, un altro segmento di mercato un altro contesto, allora io di nuovo non posso usare direttamente un codice eseguibile che non funzionerà perché è fatta apposta per una tipologia di macchine. Io di nuovo ho bisogno del codice sorgente per trasformarlo in un eseguibile adatto alla macchina su cui lo voglio usare. Quindi, come vedete, queste libertà, tutte quante, in un modo o nell'altro, alla fine ci chiedono di dare all'utente anche la ricetta, gli ingredienti e come si fa a creare quel software. Quindi è una cosa molto, molto importante questo dettaglio sulla licenza d'uso e sulla distribuzione del sorgente del software. E la questione della licenza, ecco, la licenza libera più importante, che si chiama GNU General Public License, licenza pubblica, generica, generale. GNU è il nome del progetto di Linux che ha dato vita a questo mondo del software libero, l'ha formalizzato e ha fatto varie battaglie perché si affermasse, è stato molto successo questo. Fondamentalmente questa è scritta in legalese, sono termini giuridici, se vogliamo, è una licenza d'uso perfettamente valida che va
vari modi garantisce quelle quattro libertà che ho descritto prima. C'è una categoria di licenze ancora più ampia, che la chiamiamo FOSS in generale, Free Libre Open Source Software, è un misto in inglese e francese, perché ha voluto riunire vari aspetti, perché questa comunità del software libero, infatti, poi se potesse modificare, fare dei lavori derivati, eccetera, eccetera, si è espansa tantissimo ed è anche eterogeneo. E questo è uno dei grossi vantaggi che ha il software libero, innesca creatività e crea grosse comunità. E tra le varie comunità, insomma, si è fatto poi tutto quanto un insieme, si è raccolto il tema perché ognuno poi ha iniziato a fare la sua licenza particolare, oppure rispettavano tutte le libertà, altre un po' meno. Quindi sorge il problema di sapere, ok, allora questo software è veramente software libero, come faccio? Devo sapere quali libertà mi sono tutelate. Ma io questo non lo vedo chiaramente, c'è un documento legale che è licenza d'uso, però queste licenze d'uso hanno dei nomi, hanno delle grosse tipologie. La GPL è ben definita prima, io leggo GPL, so che è software libero ed è la licenza più forte per la tutela del software libero. Quindi fondamentalmente quando leggo un software GPL, so da qui. Poi ci sono varie altre licenze che adesso non sto dicendo, ma rientrano tutte quante in questo cartellone, in questo gruppo grande che viene definito FOSS. Quindi se trovate questo termine si riferisce a un insieme grande di licenze. Per distingarsi dalle varie licenze ci sono un paio di associazioni internazionali che sono d'aiuto in questo, la Free Software Foundation e l'Open Source Initiative. Fondamentalmente sono due aspetti leggermente differenti dell'open source. La prima ha molto forte la motivazione etica, l'impostazione che ho dato io a questa descrizione, cioè è una questione di libertà. Mentre l'Open Source Initiative è più pratica, considera il fatto che se c'è questa libertà di distribuire le copie, fondamentalmente qual è il prezzo di una copia? Se io la pago 100, quale posso ridistribuire? Quindi le rivendo a mia volta, allora, rivenderle rivendo a 90, così faccio concorrenza a chi me l'ha dato lì. Ma per le che decide comprarla a 90, per fare concorrenza a me, dall'80. Quindi praticamente uno degli effetti della libertà di distribuzione è che il costo di distribuire la copia alla fine non è più un costo di una licenza, ma è un costo di distribuzione effettivo. Cioè quello che veramente a me costa per creare un CD e il pacchettino stampato e spedirlo. Quindi quello che si paga poi il servizio di metterlo su un supporto fisico e di distribuire un supporto fisico. Quello che si paga, e questo è il motivo per cui poi sono liberamente distribuiti gratis e si può acquistare il software libero pagando in sostanza il prezzo del supporto. In realtà i soldi non si fanno dal semplice fatto di dare una copia, ma da dei servizi associati al fatto di dare il software libero. Quindi lo software libero, ma ti spiego come funziona, un po' di assistenza se non ti funziona, se non funziona bene nel tuo caso, oppure ti paghi e ti faccio le modifiche che servono a te, e così via. Quindi, e l'open source initiative dice, ok, c'è questa cosa, software libero, che grazie a queste libertà di poterlo modificare, di poterlo distribuire, dal punto di vista tecnico è molto valido, e anche dal punto di vista dello sviluppo mi conviene, perché non devo reinventare la ruota ogni volta che devo fare qualcosa. Io prendo lo stato dell'arte, la cosa migliore che c'è al momento, e la modifico, la rendo ancora meglio e divento un esperto di quel particolare software, di come si modifica quel software e così via. E il talk degli interventi dei nostri sponsor dimostrano proprio questo. C'è possibilità di fare business col software libero, a fare lavoro col software libero, garantendo un livello qualitativo molto alto, perché il software che viene creato e modificato è il software che è a livelli qualitativi internazionali, è il meglio che c'è al momento. Quindi ci sono anche dei vantaggi tecnici, tecnologici, che rendono molto appetibile il software libero, anche indipendentemente dall'aspetto etico a cui invece non teniamo di più.
ci sono anche varie versioni che adesso non approfondirò, ma il software libero è anche uno strumento di difesa contro certe derive tecnologiche che si stanno verificando, per cui se non siete esperti del settore, non avete molto sentore, ma avete sentito parlare di DLL, di alcuni strumenti che si rifiutano di leggere i QT, per esempio. I lettori di QT presentano delle limitazioni sul paese d'origine del prodotto del QT che state tentando di produrre. Se non avete acquistato per il vostro mercato, questo è stabilito da chi crea e gestisce questi lettori, fatti in questo modo, il lettore si rifiuterà di leggere il DVD, non perché ci siano dei problemi tecnici, ma perché c'è un sistema che si chiama DRM che va a controllare se vengono rispettati i criteri che sono stabiliti da certi studi. La cosa brutta di questo DRM è che spesso viene realizzato in hardware, cioè direttamente sulla macchina fisica, mentre il software in qualche modo è più facile da modificare. L'hardware diventa un po' più complicato. Quindi questo qua è un punto in cui il software e l'hardware si mischiano in modo pericoloso. Quindi le battaglie che portiamo avanti con il software libero e l'attenzione che abbiamo sulle libertà, sugli aspetti etici, ma anche sugli aspetti sociali, sugli aspetti civili dell'uso del software, trasportano un pochettino e vanno a portare a chiamare in causa anche gli stessi dispositivi che usiamo, che sembrano innocui, in realtà chiesa veramente come funziona questo oggetto o altri oggetti di uso comune tipo un cellulare, che vuol dire veramente che cosa sta facendo questo. E di recente una notizia che ho trovato un modo per se lascio un cellulare vicino ad una tastiera di computer che scrivo, è possibile, utilizzando i sensori di movimento del cellulare, capire quali tasti sto premendo e quindi capire che cosa sto scrivendo sulla mia tastiera. E questa è una cosa che può essere attivata da remoto, da chi controlla il cellulare, che è spesso non l'utente, ma può la compagnia telefonica, se utilizzate il cellulare dell'Apple, aiuto. E quindi, insomma, ci sono tante questioni delicate che adesso vi sto lanciando così, giusto per incuriosire. Poi se volete ulteriori informazioni, se volete discutere, siamo a disposizione. Quindi andiamo avanti. Allora, dei benefici importanti per utilizzare il software. Noi abbiamo visto le questioni etiche che ne hanno causato anche. Poi ci sono un sacco di vantaggi di usare software. Innanzitutto avete sentito parlare dell'obsolescenza programmata, cioè si stabilisce, il lettore di prodotto stabilisce, ok, questo qua deve scadere tra due anni, non deve essere buono, ti devi comprare la versione nuova. Sarà successo qualche volta con il sistema operativo che avete utilizzato, oppure con il software per fare i documenti, tipo Microsoft Office, i cui formati di file cambiano ogni 8 anni, in modo che se ho una vecchia versione non posso leggere i file fatti dalla nuova versione e non c'è nessun vero motivo tecnologico per una cosa del genere. Sono per esempio qua discorso, con la nuova versione, questo là, in possibilità di un punto di arrivare, salvataggio alla versione vecchia. Si può fare, ma questo non è ancora consentito. A volte non funziona più bene. Penso che avete avuto anche voi qualche esperienza del genere, avete mandato un file e viene visualizzato in modo completamente diverso. Questo è un problema più generale di formati di tramezzo. Comunque, fondamentalmente, quando siete costretti anche con l'hardware a utilizzare dei computer sempre più potenti, perché la nuova versione del sistema operativo, che è bellissimo, no? Colorato, fluido, ha bisogno di una potenza di calcolo molto maggiore, quindi la vostra macchina funziona perfettamente, le parole di persona, lo si fa subito in quella maniera, e non avete più possibilità di usare, quindi se abbi questa obsolescenza programmata, qualcuno decide per voi, non tenete conto delle vostre reali necessità, quando dovete cambiare e comprare una nuova versione di qualcosa. Dopodiché
già vi ho parlato della possibilità di fare modifiche per migliorare la realtà della canzone di genere. Tutto questo qua, tra l'altro, può essere fatto utilizzando i programmatori locali. Non bisogna andare a chiedere poi all'autore del software originale di fare le modifiche per noi. Non lo so, abbiamo guardato a chiedere, cioè, questo servizio di chiedere delle modifiche alla Microsoft o ad Autodesk. Economicamente non ha assolutamente senso, non faranno mai degli aggiustamenti, non hanno allora delle clausole inaccettate. C'è scritto che se ci sono dei difetti del software, quindi non fa nemmeno quello che dichiara di fare, non ha nessun diritto di reclamo. Niente, se c'è una scritta di usato, questa è l'unica cosa che potete fare. Non potete richiedere di aggiustare le cose che funzionano male, non potete, cioè, potete dire, ma non avete nessun diritto che questa richiesta venga accolta, nemmeno le loro condizioni, nemmeno pagandole. Anche problemi di sicurezza, virus, eccetera, eccetera, ve li tenete, perché avete accettato una licenza che dice proprio questo, fare la cosa. Quindi, mentre il software libero, voi non solo, se siete un programmatore, potete addirittura metterci le mani direttamente, altrimenti potete chiamare Gigino sotto casa, che è l'esperto, programma, e con il software libero, anche Gigino, con adeguato tempo o finanziamenti, potrà fare questa modifica per poi quindi aggiustarlo o farne o migliorarlo. E tutto questo naturalmente è un software proprietario. E poi ci sono, come derivato da tutte queste caratteristiche, il software libero viene utilizzato da progetti enormi, ormai è maturo, è penetrato ovunque. Tutte le nicchie del software, e insomma ci sono dei nomi di software che sicuramente conoscete, e poi ci sono dei benefici indiretti all'uso del software libero, nel fatto che si creano delle comunità di utenti in quell'ottica di condividere le conoscenze, condividere le esperienze. Se io sono un esperto di sistemi Windows, ti posso dire: ah, mi è successo questo, è successo questo problema, ho risolto facendo questo trucchetto, no? Vi faccio vedere io come fa. Però oltre a questo smanettare, trovare delle pezze a colore, delle varie cose, non è che si possa fare molto, perché non si ha a disposizione il codice sorgente. Mentre immaginate una situazione di software libero, ah, è successo proprio, sai cos'è? C'era questo errore qua, lo modifico, lo metto sul sito, anzi lo mando proprio ad oltre, e così viene diffusa la nuova versione aggiustata e vale per tutti, funzionerà per tutti. Quindi le modifiche vengono distribuite alla comunità. Va bene, molto brevemente, sì, prima del coffee break, il problema del coffee break. Quindi, distrito, questo movimento è nato nell'84, quando questo personaggio strano, personaggio veramente strano, alcuni dei nostri associati hanno conosciuto di persona. Ha deciso che quelle libertà che abbiamo detto erano delle libertà importanti, che non potevano essere tolte dal software. Prima, negli anni 50, 60, 70, quando l'informatica si stava appena sviluppando, il software era in realtà praticamente tutto software libero, perché l'uso che si faceva era come si fa adesso del software libero. Poi dei personaggi tipo Bill Gates, che non è un nome a caso, è proprio lui che teorizzò il fatto, e lo disse esplicitamente, e no, facci pagare anche solo il fatto di distribuire il software, e quindi negando le libertà, perché se era un potere di farlo, e quindi era una fonte di guadagno. Questa è una brutta idea. Lui ha fatto molto bene, e il resto del mondo non tanto. E, fatto per completezza, Linux è un pezzo di un sistema operativo che si chiama GNU. Questo pezzo è importante perché è stato creato da questo programmatore di Linux Torvald, che anche lui ha fatto i soldi, forse non come Bill Gates, ha fatto molto più bene alla comunità. E vedete, Linux, voi non lo sospettate, ma spesso l'avete già usato, indirettamente sicuro, perché se andate su internet la maggior parte dei server web, quindi delle macchine che vi rispondono quando state navigando, sono fanno funzionare Apache e software Linux, spesso sono su Linux. Google abbiamo visto cosa Linux, quindi sicuro di usare Linux.
Ma tra l'altro Linux è il videocamere, nelle videocamere, c'è Linux, c'è Linux, c'è software libero, quindi quella videocamera costa così poco, fa quelle cose, anche perché non hanno dovuto pagare costi di licenza, non hanno dovuto sviluppare da solo, hanno dovuto fare le modifiche, hanno dovuto avere un software aggiornato gratis e così via. E anche un'enorme gamma di cellulari che montano Android e Linux con degli add-on intorno. E quasi concludo, recentemente sarete esposti anche voi a al dispiacere internazionale della morte di Steve Jobs. Ora lasciamo stare il punto di vista, ma nessuno mi spiace, nessuno fa piacere. Però c'è stata tantissima enfasi su questo genio dell'informatica. I contributi di Steve Jobs all'informatica sono quantomeno discutibili. È un genio del marketing, penso che sia abbastanza facile riconoscere questo, quello che ha fatto la sua impresa. Però sul bene che abbia fatto all'informatica e soprattutto ai suoi clienti, su questo c'è tantissimo da dire. È una persona molto meno famosa, ma che ha creato il linguaggio C per i programmatori SAN, è uno dei linguaggi più importanti, e soprattutto ha creato il Unix, che è una famiglia di sistemi operativi, che è caratterizzata da un concetto incredibile, che sono sistemi aperti, sono progettati per poter parlare con altri sistemi, per poter interagire con altri sistemi. È stato progettato così, apposta per questa cosa. Quindi, e da quel germe, un professore universitario ha fatto come ricerca, uno studio come deve essere fatto un sistema software, e ha deciso che dovesse essere interoperabile. È l'esatto opposto di quello che ha fatto ad azienda da un altro lato. Un sistema aperto può parlare con tanti dispositivi, può parlare con altri tanti software, un sistema totalmente chiuso e blindato, come quella di Apple, possa parlare soltanto con i dispositivi approvati da Apple. Gira soltanto su hardware approvato, creato da Apple, ci può girare soltanto il software approvato da Apple, e la cosa più chiusa e sulla quale avete meno controllo in assoluto, e ce l'avete in tasca. Molti di voi ci lavorate, lo usate per la vostra vita sociale, lavorativa, e niente di quello che c'è sopra sotto il vostro controllo. Va bene, io la finisco qui. Ci sono tantissime cose da dire, sono andato giusto per dare gli spazi così, giusto per darvi un'idea più o meno in generale. Ma la questione è, nel tempo, dall'84 in cui è stato fondato questo movimento, il software libero, ha fatto tantissima strada, ha ottenuto dei risultati incredibili, parlando di Linux, GNU in generale, Linux che lo trovate ovunque. Anche le battaglie per la libertà del software, la Software Foundation fa da cane da guardia per evitare che vengano introdotte delle leggi pericolose a livello europeo, quando c'è l'uscita anche in America. Cosa è successo? Nonostante tutte queste battaglie vinte, la guerra si è fatta ancora più aspra, perché adesso, grazie alla diffusione di dispositivi elettronici come all'interno del software, i rischi sono diventati molto più grandi, perché prima non avevamo questa addosso a noi tutto il giorno, non lo usavamo per lavoro, non lo usavamo, cioè senza un cellulare adesso veramente è complicato interagire con le altre persone, e a cellulare potrebbe studiare anche, che ne so, Facebook. Siamo abituati adesso a tanti strumenti e dentro c'è il software, quindi quei rischi sono diventati ancora più grandi. Quindi cosa ci vuole? Ci vuole una consapevolezza dell'uso degli strumenti, sapere che esistono questi problemi. Sapete che esistono anche le soluzioni, tipo software. Bene, ringrazio per la pazienza e per esistere, vediamo il coffee break. Lasciando nome, cognome, indicazione, email, e
se si vuole insomma interessarsi questa situazione. Inoltre vi chiediamo, dato che come sapete la LUG è una situazione non proprio composta da volontari, vi chiediamo se desiderate